Buonasera a tutti, ciao, ben trovati. Lunedì 16 dicembre 2020, una data importante. No, 16 novembre, vabbè, uguale. Non l'ho mai detto, una volta che la dico la sbaglio, allora poi non sarei io. 16 novembre, data da ricordarsi, perché ho detto la data. Questo era poi il motivo. E l'ho sbagliata. L'ho sbagliata, quindi non ci ho preso neanche una volta. Diciamo che quasi da record. Bene, ben trovati. Un weekend di sport senza la Serie A di calcio, ma ci sono stati tanti eventi, tante belle notizie. Qui con me Natale. Ciao Natascia, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io e te abbiamo dei colori talmente scuri che con lo scuro di te si vedono solo i tuoi denti e il tuo sorriso. Io lo faccio apposta, così risaltano. Va bene, comunque parleremo di tutte queste belle notizie, belle vittorie. Lo facciamo stasera con dei esperti veramente. Allora vado a presentarvi il numero 1 e il numero 9 di tutte le reti televisive della nostra regione, l'avvocato Gianfrancesco Cardi. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. Numero 9 sotto la maglia. il bomber. Sì, molto abbondante. Benvenuto. Poi Natascia l'avete vista, Ale Iannazzi di Sportando e Punto Radio. Bentrovato. Stasera buonasera. Mi sembra Lupin terzo biondo. C'ha questo look particolare. Ben trovato questa settimana. Basket City ha latitato. Tutti però fermi, qualcosina vediamo. Da dire ce l'abbiamo. E poi chissà se ci indovino col nome, però per non sbagliare, siccome che ho già fatto una figuraccia, glielo faccio dire a lui. Questa sera è venuto a trovarci un esperto, diventerà un giornalista sportivo, si sta preparando, studia molto, segue molto il Bologna e soprattutto la Sampdoria, che sarà la prossima partita del Bologna, quindi ci faremo dire un po' tutti i dettagli. Lorenzo Cavazzini, infatti avrei sbagliato perché l'avrei chiamato Cavasin, vedi che Cavasin rimanevo nel calcio. Sono brutti ricordi. Lorenzo Cavazzini, appunto, di giovanireporter.org, ma non solo. Allora, dicevamo questo weekend, avvocato, parto da te. Dimmi. Abbiamo visto una nazionale composta da 100 giocatori, 100-120 per farne giocare 11, li hanno contattati, provati una marea. Diciamo che questo purtroppo momento negativo che c'è in Italia per la pandemia è andata a colpire una situazione calcistica molto importante, che però ci ha fatto vedere che tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Bravo. No, bisogna dare atto che Mancini è stato molto bravo, nel senso che ha deciso di andare a pescare tutti i nostri giovani che sono sempre stati usati abbastanza poco sia dalle loro squadre, perché bisogna ricordarci che ha lanciato giocatori tipo Zaniolo che erano un illustre sconosciuto. Esatto. Questo cosa sta facendo? Sta facendo sì che molte squadre comincino a utilizzare giocatori del settore giovanile, ed è una cosa secondo me estremamente... Cioè avanti i giovani finalmente. Sarebbe il momento, ma poi i giovani italiani, perché qui a parte abbiamo qualche oriundo, però teniamo presente che fra qualche anno, se andavamo avanti di quel passo lì, si faceva fatica a fare una nazionale italiana nel vero senso della parola. Invece si sta dando una svolta, e la cosa migliore è che questi ragazzi si impegnano, stanno formando un gruppo, perché bisogna ricordarsi che per giocare bene a pallone non basta solo avere i giocatori forti, ma bisogna soprattutto riuscire a creare il gruppo. Se tu crei il gruppo, migliori anche l'autostima di tutti i ragazzi, giocano più sereni, più tranquilli, e puoi vedere anche un calcio può diventare anche spettacolare nel tempo. Ecco, hai detto bene, la parola gruppo, Ale Iannazzi, la parola gruppo è quella che abbiamo sentito nelle interviste dopo partita sottolineare da alcuni giocatori. Addirittura Bellotti ha detto sembra di essere in una famiglia, cioè, perché effettivamente è un gruppo ampio, un grande gruppo, ampissimo, diciamo quasi un gruppo di operai, ecco, chiamiamolo così. È una grande famiglia, diciamo che queste due partite sono state particolari perché ci sono stati molti infortuni, problemi col Covid eccetera, quindi Mancini ha dovuto veramente allargare le convocazioni, prendendo ad esempio un giocatore come Okaka che aveva latitato, no? Tra le convocazioni. Sì, anche Okaka, infatti è arrivato anche Okaka, pensa a te. Sì, io credo che stia facendo molto bene, più che altro per mantenere alta l'attenzione di determinati giocatori in vista poi delle convocazioni europee, perché certo. Così tutti questi giocatori che sono nel giro della nazionale, e parlo anche di Orsolini e di Soriano, sanno che comunque sono tenuti sott'occhio dal CT e possono comunque sperare, giocando bene fino in fondo, fino alla fine del campionato, in una convocazione.
Lorenzo, comunque secondo me non sarà neanche facile stilare una lista di convocati, perché veramente addirittura la partita di ieri sera, che era una partita importantissima contro una corazzata, perché non dimentichiamoci che la Polonia è una corazzata, hanno giocato dei, fra virgolette, sconosciuti, hanno giocato tutti quelli che non hanno mai giocato, quindi crea degli ulteriori problemi alle scelte del mister. Io più che problemi li definirei dei vantaggi, nel senso che... Ad esempio Vincent Grifo è un giocatore che in Italia è quasi sconosciuto, però... Mai sentito, io non l'avevo mai, non sapevo neanche chi era io. Però è comunque un giocatore che si è presentato, ha segnato 2 gol alla prima partita, è stato importante anche nella seconda, quindi ci sono anche tanti giocatori che comunque sono infortunati, che si ripresenteranno. Io penso che Andreva, che in questo momento è uscito un attimo dal giro della nazionale, ma è stato molto presente fino a pochi mesi fa, insomma io ho speranza per l'europeo. Cioè tu dici che il mister Mancini ha molte frecce all'arco da tirare, però quando ne dovrà stilare 23, avvocato, di 22. Guarda, ti dico, ieri sera per esempio ho visto un giocatore che per me sta esplodendo in una maniera esponenziale, che è Locatelli. E in più ti dico, mi ha sorpreso in positivo, Berardi, per quanto sia già un paio d'anni che gioca a livelli importanti, sì. Bastoni. Questi due giocatori. Bastoni, attenzione, con Acerbi di fianco, che Acerbi si sta dimostrando. Lascia stare che sono andati bene tutti. Ti dico due nomi che se mi avessero detto due anni fa questi diventeranno dei grandi giocatori, avrei avuto dei dubbi. Oggi come oggi penso che diventeranno ancora più grandi, sì, di quello che sono. Tant'è che Locatelli appunto è stato dato via dal Milan, certo, perché non era ritenuto all'altezza e in realtà adesso si stanno martellando i piedi, perché adesso è ritenuto uno dei forse, ma guarda, il più forte centrocampista d'Italia. Questa è la fortuna che capita, e che dico sempre ai ragazzi che bisogna crederci. Perché se tu sei determinato, se ci credi, se continui a lavorare e le doti le hai, prima o poi riesci a dimostrarle. Delle volte non ci riesci, non tutti maturano nello stesso periodo. Anche lo stesso Berardi comunque, certo, che a volte è stato convocato, a volte no, ha dimostrato anche, certo, ieri sera comunque. C'è chi matura prima e chi matura dopo. Questi due ragazzi, pur ancora giovani, secondo me hanno delle qualità da arrivare molto lontano. Si diceva Iannazzi che... al nazionale senza Chiellini, senza Bonucci, perché poi noi in Italia abbiamo, ci piace anche piangerci addosso, senza Pirlo, come facciamo, senza... In realtà è stato dimostrato, credo forse per la prima volta, forse, che mancando personaggi della quale un tempo si sarebbe pianto molto prima, le famose lacrime di Coccodrillo, invece in realtà è venuta fuori una partita di tutto rispetto a Acerbi, che comunque è uno che ha dell'esperienza, Bastoni, come diceva l'avvocato, e tanti altri. Ah, beh, a centrocampo, Eriksen, Jorginho, certo, cioè, ci sono un sacco di nomi incredibili che stanno venendo fuori. Sì, io credo che il vero centrale inimitabile, per usare un termine un po' fantasioso, è Chiellini, perché Bonucci senza Chiellini ha dimostrato più volte di essere un difensore non a grandissimi livelli. Ad esempio al Milan ha fatto molto male Bonucci. Effettivamente, come diceva anche l'avvocato, Bastoni ha fatto una grandissima partita, ma Bastoni un po' alla fine lo conosciamo, cioè il centrale titolare dell'Inter, ha scalzato l'anno scorso uno come Godin, dove stiamo parlando insomma, certo, del primo capitato, e ieri insieme ad Acerbi ha fermato benissimo uno che si chiama Lewandowski. Appunto, Lewandowski, Lorenzo, ieri... E se marchi Lewandowski... Voglio dire, no, che Lewandowski è considerato il numero uno in Europa in assoluto. In Europa invece, diciamo, giustamente sempre, quest'anno lo diciamo sempre, avrebbe vinto forse a mani basse il pallone d'oro se fosse stato quest'anno avrebbe poi va al gol con una facilità, lo stesso portiere che non mi viene mai il nome, Szczęsny, ditelo voi, perché ha detto che è il miglior giocatore più forte al mondo, cioè lo stesso più forte del Ronaldo, che è il suo compagno di squadra, per dire. Non è che abbiamo giocato contro nessuno, quindi alla fine sì, probabile sì. Alla fine, Lorenzo, questi ragazzi, così, come dire, questa armata branca leone di Mancini non si è fatta mettere i piedi in testa, assolutamente no. Poi no, ha fatto un buon calcio. Ho visto Bastoni mettersi nella tasca Lewandowski, cioè nel senso, è un ragazzo, Bastoni, che fino a 2 anni fa non giocava in primavera, e adesso si è messo in tasca il
l'attaccante più forte del mondo. Sì, ma poi uno di 20 anni che gioca contro Lewandowski. La personalità. Perché voi ragazzi in campo, non so se siete mai stati, io sono stato tanti anni, quando tu hai 20 anni e giochi contro quello di 32-33, che lo vedi che c'ha i capelli brezzolati, che sai che è il più forte, che è un armadio. E che ti mena. E che mena. Perché la mena. Perché se gli vai vicino ti mena e è capace che ti dice anche dei nomi, ti dà delle gomitate in bocca e ti dice stai muto. Bravo. Cioè, sono cose a quel livello lì che tu sai bene, avvocato, quindi voglio dire, dimostrazione. Sono ragazzi che comunque Bastoni, Barella, giocano già anche in Champions League. Barella è straordinario come corsa, incredibile. Io sono innamorato, di Barella sono innamorato. Diciamo che ci sono tanti giocatori disposti al sacrificio per la squadra, però non c'è il solista, non mi viene, l'unico io ce l'ho, che lo dico dalla prima giornata, lui lo sa chi è. L'unico 10, diciamo il 10 che c'è la nazionale, l'unico 10 secondo me è Soriano. Perché? Perché è l'unico giocatore che vedo in Italia in questo momento che gioca da numero 10, gioca dietro le punte, fa l'assist e va a far gol come io, la vedo io. Adesso gli altri giocano tutti da seconde punte o da esterni e sono tutti forti, giocano di corsa, di impegno, di gamba, però il giocatore che legge... No, Soriano in questo momento è fortissimo. Ce n'è un altro che tu vorresti giocare. E ti dico, io discuto molto, molto spesso sul ruolo di Soriano perché dico che secondo me vorrei vedere una volta... Tutti dicono che Dominguez, dato che non ha cambio di passo, e così dovrebbe giocare davanti alla difesa. Io invece vorrei vederlo al posto di Soriano, perché ha un piede delicato, secondo me potrebbe creare... E Soriano alla Pirlo, lo metti dietro alla Pirlo? Dicono, no. A me piace molto Dominguez. Avrei voglia di vedere, a me spiace Soriano, però avrei voglia di vedere Dominguez perché finora nel Bologna lo vedi in espresso. Vedo un giocatore con delle qualità enormi a livello concordo tecnico. Concordo con te, guarda, su però, senza cambio di passo, quindi sì, un giocatore ma non senza gli serve lì il cambio di passo. Lo so, però allora devi lasciarlo libero di fare la mezzala a tutto campo, esatto. Ma non fargli fare il marcatore. A me vedere Dominguez che fa il marcatore, ti dico la però verità. Però ti dico che come giocatore, essendo giovane, fra 2 o 3 anni vedrai Dominguez a che livello arriva. Ti sto dicendo che cambio per me... di passo ce l'ha Soriano ce l'ha. Soriano, io ho un ricordo, nel 2012 giocava nella Samp Soriano. Nel 2012 segnò il gol decisivo in un amichevole nel trofeo Gamper col Barcellona e ci fece vincere col Barcellona. Chiaramente sono ricordi di infanzia, però io Soriano ho un ottimo ricordo. Ma Soriano è un giocatore stratosferico. Alla Samp era vicinissimo e adesso alla nazionale. È in una grande forma. Io credo, sì, sono d'accordo sul fatto che Soriano è in formissimo. Io credo che però sia un'arma che la nazionale italiana può sfruttare in alcune partite, non in tutte. Non in tutte. Perché lui è un giocatore che deve comunque giocare abbastanza avanzato, comunque dietro la punta. E invece abbiamo visto come in queste giornate l'Italia ha giocato a 3 a centrocampo, quindi lui è stato costretto a giocare mezzala. Nella partita con l'Estonia ha potuto variare andando magari più avanti perché affrontavamo una squadra che obiettivamente non era di livello e quindi spingersi in avanti dietro la punta. Secondo me con squadre come Francia, Spagna, Germania, Soriano fa più fatica a trovare il suo ruolo come è nel Bologna. Comunque adesso prima di andare avanti a parlare di calcio, siccome che la prossima partita del Bologna sarà appunto con la Sampdoria e dopo parliamo anche della Samp, Natascia, ieri su Rai 1 c'era il mister. Ieri su Rai 1 c'era il mister, ospite di Mara Veniera domenica in. Il mister ha presentato il libro uscito in questi giorni, La partita per la vita, quindi lo potete anche trovare in libreria. E beh, è stato un momento molto emozionante perché il mister si è commosso. Ah, mi sono commosso io? Sì. Sulla grappina che io sono... A un certo punto infatti ha detto su una canzone che è partita e ha dichiarato essere la canzone preferita del suo papà, ha detto che l'unico rimpianto che ha è di non essere stato vicino a suo padre negli ultimi attimi di vita, perché aveva promesso ai figli di portarli a vedere la finale di Champions dell'Inter a Madrid. Esatto. E lui in quegli attimi morì. E lui dice che adesso ogni volta che pensa al suo papà beve due grappe. Che poi l'aneddoto della grappa, io lo so perché io sono discendo da madre nonna croati, dalla Croazia, Istria, ex Jugoslavia, e quando eravamo cinni là ti davano sempre il cicchettino di grappa, anche a 12 Slivovica. La Slivovica. Esatto. Che con quella lì ti arrivava degli schiaffi nella faccia, ma non la Slivovica che compravi tu, quella che faceva mia nonna, che era 57 gradi. Quindi anche te alla mattina quando facevi colazione là, che si mangiava o un peperone crudo o un uovo, ti davano la grappa da bere. E sta grappa
è venuta fuori ieri, mi ha ricordato anche a me che un vero jugoslavo, ex jugoslavo, si spara il grappino quando sei lì che ti mette a sedere, perché una volta non è che c'era tutta sto benessere di liquori, di whisky, c'era la grappa, secchi, c'era la grappa, la prugna, il pepe, e questo è stato un racconto di Mielvis ieri, che ha parlato, esatto, poi delle sue ex squadre, ha parlato della Samp, sì, ha parlato della Lazio, di tutto, insomma, un po' anche della sua carriera calcistica, ma al momento io mi sono commosso, io anch'io, come tanto io basta, è non stato molto commovente TV. Tra l'altro, insomma, sì, mi ha ricordato tante cose anche a me ed è stato molto commovente, decisamente. Poi io sto con Mielvis fino alla fine, sì, so, sì, che, so che molti hanno trovato da dire qualcosa, ma lui può pensarla come vuole, ognuno di noi può pensarla come vuole, però la cosa bella che ha lui, secondo me, poi magari io parlo per me, torto o ragione che abbia in quello che dice, è che lui lo dice, sa benissimo che non riesce a star zitto, non si trattiene niente, lui nel però, bene o nel male però dice, vedi, dice, io dico, dice, io non solo dice, però non fa, non fa un comizio, no, esprime, butta lì la secchia, cioè se facesse un comizio capirei che tutti, hai ragione, che tutti non fa a un certo momento, bravo, cominciassero, la butta lì, a dire, boh, è un po' una mina vagante, butta, però butta lì, sì, il suo pensiero, e dobbiamo, possiamo accettare anche gente che la pensa diversamente da, certo, noi, certo, così, quindi, infatti non ho guardato a quello che ha buttato, esatto, facesse un comizio capirei che non la fa gente comizi, si deve, non fa comizi, ed è giusto così, è che rompe lì, sempre, riesce a spaccare i popoli, le persone, con una frase riesce a mobilitare. Io credo sempre che il problema sia della gente che inizia a pensare come lui, sì, perché l'ha detto Mihailo, certo, cioè, sì, alla fine ognuno è capace di farsi le sue, può dire quello che vuole, che può dire quello che, esatto, vuole, certo, poi la gente deve essere brava a capire, ha ragione, non ha ragione, sai, sono d'accordo, hai ragione, non io la penso anch'io, bravo, nel senso che una bella cosa, nel senso che ormai non siamo più abituati al dialogo, noi sposiamo quelli che secondo noi la pensano come noi e gli altri sono messi in disparte, no, invece credo che il dialogo sia la cosa più bella, uno dice una cosa che può essere interessante, a me non la, magari non mi interessa, però la dice lì, io lo rispetto come uomo che dice il suo pensiero in questo momento, perché adesso parliamoci chiaro, bisogna stare attenti a qualsiasi cosa si dice, a parte me che io già però a parte me, però bisogna stare attenti anche a quello che si pensa, bisogna stare attenti a quello che si pensa, perché se uno dice una cosa un po' fuori, cioè, dalle righe, l'importante è che se la pensi non la dici, se la pensi non la, comunque casi, l'importante è state zitti se non siete sicuri di quello che dite, se no si va in taschine, no, se, oppure sai cos'è bello, ecco, diventare vecchi ti dà questa possibilità, quando non hai più motivi che devi lavorare, devi andare là, quindi sei sereno, tranquillo, hai la tua pensioncina, puoi dire quello che vuoi, perché sai che a quel punto diventi praticamente... Poi male che vada ti dicono, tanto la rintronella... Ma, esatto, male che vada ti rispondono così, invece quando tu poi nella vita devi far carriera, devi lavorare, potresti pestare senza volere i piedi a qualcuno, allora è meglio sempre muoversi, diciamo così, in punta di piedi. Esatto. Bisogna essere se stessi, però in punta di piedi. Vedi che riusciamo sempre a trovare degli argomenti da parlare anche quando non ha giocato il Bologna, perché comunque questi momenti, queste ore sociodidattiche, poi ognuno le prende come devono essere prese, lasciano delle perle per chiunque, poi dopo piaccia o no, avvocato, vero? No, no, ma noi diciamo parliamo anche del Bologna. Ma sai che tutti sento criticare da molti questo Bologna, per me il Bologna ha alcuni giocatori giovani fortissimi. Ma di più di alcuni. Che abbiamo il centrocampo, oggi come oggi, e con Schouten e Svanberg, due giocatori da grossissima squadra. Dominguez è ancora un punto interrogativo, ma è un, no, no, è un Dominguez ottimo... le bon bon. Io però qui lo dico, l'ho sempre detto. Un punto interrogativo nel senso di ruolo, diciamo così, ma è un ottimo giocatore. Il ragazzino Baldusson, che abbiamo trovato un terzino sinistro 2002, guarda che è un 2002, che arriva qua, gioca da titolare subito, senza, è incredibile, nel senso può avere dei margini di miglioramento enormi, e poi ne dimentico qualcuno perché vediamo. Ma no, ma guarda, noi ne abbiamo sempre parlato, lui è testimone, io poi sono uno dei primi che sono sempre quello a difendere, ma non perché voglio difendere la mia squadra nel cuore, perché cosa avete da dire? Con dei giovani si può perdere delle partite per degli episodi che ti girano contro perché prendi gol dal Marpione, ma ci sta, lo sai anche prima. Se fai giocare i giovani, tu che sei giovane, Lorenzo, adesso ti appronti a giocare, a lavorare in un mondo di squali, comunque il giovane è bello che ci sia perché si deve fare esperienza. Il Bologna quest'anno, voglio dire, non ha i punti che magari la gente si aspetta, ma... Assolutamente. Io il Bologna lo temo molto, cioè, pensando da sampdoriano. Perché è una squadra comunque che ha innanzitutto Mihailovic, che è un personaggio, un condottiero che, io lo so bene, la Sampdoria ha fatto benissimo. E è importante avere anche un allenatore che riesca a trascinare la squadra e a trascinare i giovani, perché i giovani possono essere discontinui e questo
può aver causato i 6 punti del Bologna, perché comunque il Bologna ha avuto un po' di difficoltà, ma ha avuto difficoltà con squadre. Io ho visto il Bologna-Napoli, ha giocato, il Bologna con il Napoli ha giocato benissimo. Per 70 minuti è spettacolare, sì. Poi dopo è successo quello che può succedere. Scusa, col Benevento potevamo, loro hanno fatto due tiri in porta, hanno fatto dei gol, e noi invece abbiamo dominato, esatto. Il portiere ha fatto i miracoli che non li farà mai più in vita sua. A volte gira semplicemente male, ma con i giovani bisogna avere fiducia, bisogna lasciarli crescere, lasciarli liberi, affiancarli dei personaggi con esperienza come De Silvestri. Io penso anche questo acquisto è molto importante. C'è molta connessione fra Samp e Bologna, perché anche De Silvestri l'ho visto giocare, è un buon giocatore, un giocatore di esperienza che sicuramente darà fiducia, darà carattere a una squadra che comunque appunto ha ottimi prospetti. Dominguez qua in Italia si tende sempre a sminuire, ma all'estero, anche da dove è venuto, cioè lo considerano poi gioca in nazionale, questo gioco è nazionale. Sì, però voglio dire, all'interno del gioco del Bologna non ha ancora trovato la collocazione. Ma perché lui, secondo me, sta cercando una collocazione, perché ha visto che davanti c'è quello, là c'è quell'altro, per giocare un po' si sta barcamenando, ma questo qui è buono, questo non butta mai via un pallone. Ma certo. Non butta mai via un pallone. Io ti dico una cosa che ho visto, per esempio, ultimamente mi ha colpito, perché ho visto una punizione battuta da sinistra, e lui è chiaramente un destro, e io faccio battere la punizione a sinistra, la faccio battere un destro, non la faccio battere un sinistro. È arrivato Orsolini e l'ha voluta battere lui, quindi questo mi è sembrato un po' di carenza di personalità. Però se giochi poi nella nazionale argentina non può essere così, quindi può essere che, sentendoti qua, ma lui Orsolini lo bisogno... vede come il giocatore di punta della squadra, giochi nazionale, forse è qui da poco. Ha bisogno ancora di ambientarsi al 100%. Questo potrebbe essere una motivazione. Di Annazzi abbiamo sempre parlato, noi, che abbiamo una squadra, secondo me, secondo tanti, fortissima. Lasciamo qualche punto di inesperienza, però ci presentiamo adesso a giocare contro la Samp, riposati. Sì, con sì, un'armata. Sì. Anche loro sono riposati. Sì, loro sono più vecchi, però. E hanno un allenatore di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, che a me piace tantissimo, perché lui ovunque va riesce a tirar fuori il meglio della squadra. Tralasciando l'Ester, che ha fatto un miracolo, ma a parte quell'anno lì, insomma, lui è sempre riuscito a far bene. Però vedi, lui è capitato in quell'anno lì nell'Ester, è passato alla storia. Bene, ma lui, quello che ha fatto lui, non lo farà più nessuno. Non è un caso. Il Leicester ha aperto con lui, diciamo, una serie di annate molto positive. Sono tornati in Champions League anche dopo di lui, quindi insomma. Hanno beccato un po' una realtà come il Sassuolo, come l'Atalanta, che di colpo ha fatto lo scatto. Sì, potrebbe essere il discorso del Bologna fra qualche anno, dove tu dici ho tanti giovani, poi questi giovani dimostrano di avere qualità, perché all'inizio non lo sai, ma poi ti ritrovi che hai dei giocatori importanti. Ragazzi, provate a pensare a Svanberg dopo che andò via Inzaghi, in Svanberg oggi. Cos'è cambiato nel giro? Tutto è cambiato. Oggi come oggi, oggi è un giocatore di un'importanza incredibile. Questo piglia palla, spinge, tira. Sì. Poi c'ha il fisico. C'ha fisico, c'ha tutto. Scouten, che è un uomo che a centrocampo Scouten ha il coraggio di scartare. Ma questi sono delle grosse squadre. L'hanno offeso una settimana, mi ricordo l'anno scorso. Io sono entrato in 2-3 pagine nel Facebook e gli ho detto, ma voi, ma che partite guardate? Gli avevano dato 4 e mezzo, ti ricordi? Non so se. Sì, io sono sborcato qua. Però uno può sbagliare anche due passaggi. Però fermati. Dopo, però lo fai dopo quello, tu come me, come noi facciamo gli opinionisti. E tu come opinionista dici quello che vedi quel giorno. Quando tu bocci un giocatore quel giorno, se quel giorno gioca male era da 4 e mezzo quel giorno lì, era quella giornata che è andato 4 e mezzo, vabbè, ma quello lascia stare, fa parte forse della cosa, però io ho detto la mia quel giorno lì, però ti voglio dire. Quando tu vedi una partita devi dire quello che vedi quel giorno, non puoi dire cose diverse. Anzi, un giocatore della sua età fa bene magari anche ogni tanto. Io ti dico, l'unico ruolo dove proprio sono categorico, ma sono categorico ragionandoci sopra, il portiere. Oggi, se tu oggi come oggi vuoi giocare partendo praticamente dal portiere e iniziare il gioco, devi avere un portiere che abbia i piedi buoni. Certo. Allora, se tu hai un portiere che non ha i piedi buoni, che nelle uscite è sempre indeciso, quindi ha come unico pregio la reattività tra i pali, su 3 cose necessarie per un portiere ne ha solo una, vuol dire che per quanto ci possa stare, perché uno reattivo tra i pali comunque è un portiere che la Serie A forse la può fare, però non è un portiere da dire di prospettiva, nel senso, prendiamo questo portiere, tu devi avere un portiere che dà
sicurezza alla difesa. Anche perché poi rischi di mettere in difficoltà i difensori e quindi è tutto un reparto che entra in crisi. Certo. Comunque, tornando a parlare di noi, intanto arrivano i saluti del bomber Giambrone per l'avvocato Cardi. Noi non mettiamo i messaggi, però ci sono molta gente che mi sta scrivendo a me. Saluto Franz, saluto quando Mauro andò alla Spezia. Andò alla Spezia, il bomber Giambrone è stato un grande. Ci stanno seguendo in tanti che mi stanno scrivendo a me. Saluto tutta la Valle del Reno, saluto la Vanna. E poi saluto Fausto e ce ne sono altri che non Roberto, che è un nostro fan, mi scrive sempre su Facebook e ci segue sempre. Caio, che ha detto, mi ha sottolineato il fatto che ho fatto prima quando l'ho fatto la battuta, si va in taschina. Mi ha scritto proprio: immaginavo che qualcuno te lo dicesse. Comunque, tornando a parlare un po' delle nostre cose, prima di andare avanti, perché oggi io non so perché, cos'è il dribbling riusciti? Questo è. Perdonami, ma io sono da occhiali, fra un po'. Beh, io no, però non lo leggo neanche io. Non lo leggi neanche tu? No. Dribbling riusciti. Questo chi è? I nostri giocatori saranno. Fammi vedere. Vedo De Paul. Ah, De Paul dell'Udinese. È scouter, vedi, scouter, secondo in classifica. Infatti. No, ma io, guarda, con me sfondi porte aperte. Io quest'anno sono contento della squadra che abbiamo. So che qualcosa si perderà nei risultati. Ma vi dicevo, andando avanti... E poi torniamo a parlare delle nostre cose, perché ne abbiamo tante da dire. Da stamattina che leggo sta roba delle scarpe, una roba che non ho mica capito. Pensavo che era uno scherzo, ho detto: ma che cos'è? E invece no, caro Zazzo. Adesso il nome della marca non lo diciamo perché. Allora, un noto discount ha messo in commercio delle sneakers con il nome della loro catena, con i colori della loro catena: giallo, blu. Giallo, blu e bianco. E pare che all'estero queste scarpe abbiano creato scompiglio. Sì, ma le hanno messe oggi fuori? Oggi, in Italia oggi, ma all'estero già prezzo? Da tempo. A 12,99€. Si sono picchiati, c'era la gente che si picchiava. Ma perché è successo? Perché su eBay, in altri paesi, le stesse scarpe sono state vendute fino a 2.700€. Ma potevano dirmelo ieri, che stamattina andavo là con la mazza, da bevo, il primo cuscino con le scarpe. Quindi oggi, 16 novembre, verrà ricordato perché in questo noto discount sono uscite queste famose sneakers. E anche perché è il compleanno di mio figlio. Auguri, amore. Oh, amore, facciamo di quanti anni? 19. Ecco, vedi, 16 ho detto io prima che era una data importante, sono due date. Il compleanno del suo amore, che è suo figlio, 19. E sta storia delle scarpe incredibile, 12,99€. Ecco, perché io mi rivendute fino a 2.700€. Sì, ma io ho visto della gente lì via Emilia che li vedevo con delle facce rotte, uno aveva dice che ci sono stati si sono dei messe le mani addosso per le scarpe. Vabbè, sì. Queste sono le cose che va a cercare, che trova la Natassia. Pubblicità, statemo lì che adesso andiamo in pubblicità, poi abbiamo un sacco di cose da dire. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store. A Bologna, in Piazza della Pace 7 e in zona stadio, di fronte alla Torre Maratona. Lara, vieni a mangiare i biscotti Bubi. Ma Zazzo, sono per Lara i biscotti. È che sono così buoni che io non glielo voglio dare subito alla Lara, un po' anch'io. Questo sa di tortellino, sì, di Macedonia, light. Sono per Lara. Ho capito. Lara, va bene. Vieni, te lo do, vieni. Natalia, ma sono buonissimi questi biscotti. Questi biscotti Bubi, ma chi li fa? La famiglia Rocchetta. Utilizza solo prodotti selezionati di alta qualità. Oh, buoni, io me li mangio tutti. Tortellino, prosciutto, mele, ma sono buonissimi. Cazzo, ma sono per i cani. Ho capito, saranno anche per i cani, ma me li mangio tutti. Biscotti Bubi, solo nei migliori negozi di animali della tua città. Maresca e Fiorentino raddoppia.
Oltre alla rinnovata sede storica di Borgo Panigale, da oggi è presente con un nuovo showroom a San Giorgio di Piano, con l'outlet di auto a chilometri zero e aziendali del gruppo FCA, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Abarth. Maresca e Fiorentino, a Borgo Panigale, in via Marco Emilio Lepido, e a San Giorgio di Piano, sulla via Galliera. Telefono 051 641 9811. Sul web marescaefiorentino.com. Ogni giorno vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo. Dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60. Un piacere da ascoltare. Intanto a Lavanna gli dico che poi ti spiegherò. Diciamo che la mia collaboratrice, chiamatela come volete, è la Natascia e sarà sempre la Natascia. Poi per altre cose ve le spiegherò da un'altra parte. Faccio anche da badante. Fa anche da badante, la mia badante, perché un po' mi dimentico le cose, perdo le robe. Praticamente me l'hanno affidata e gli danno anche qualcosina per gestire un po' tutto quello che combino. Tornando a parlare delle nostre cose, basket questa settimana la Fortitudo non ha perso intanto. Allora, eravamo rimasti che avremmo dovuto giocare noi contro Pesaro, poi Pesaro la settimana prima aveva sfidato Milano, che ha avuto quei casi di falsi positivi, poi sono divenuti falsi positivi perché il weekend hanno giocato contro Cantù, quindi a Pesaro hanno avuto insomma dei contagiati di Covid, non ha giocato neanche la Virtus alla fine, quindi ci siamo riposati tutti quanti, adesso testa al derby, anche se prima la Virtus ha un impegno in Eurocup contro gli Ezcabelis, il recupero di un'altra partita rimandata per coronavirus, però diciamo che la Virtus è messa molto bene nel girone di Eurocup, sfida un avversario che non è di grande livello, quindi la testa sarà veramente al derby. Bene, bene, la testa sarà al derby. Ho sentito anche un'intervista oggi di Leo Candi, è collegato con noi Corsolini Ricchi. Ciao Ricchi, Radio 1909, sempre presente. Ciao a tutti. Ciao buonasera. Ricchi, stasera non sei in macchina, già un passo avanti, sei in casa, sei riuscito ad arrivare. Allora, intanto non abbiamo perso questo weekend, ci siamo potuti preparare. Forse. Non abbiamo perso, ho sentito oggi, ho letto lì l'intervista di Leo di Reggio Emilia, che anche lui ha avuto il Covid e che ne sta uscendo comunque. Come ci stiamo preparando a questo derby, Ricky, Riccardo? Ma non lo so, sentivo Iannacci che parlava di una partita facile della con Virtus, un avversario da poco. Probabilmente si stava riferendo agli Ezcabelis. Sì, sì, a loro, mi riferivo a loro. Ah, ok. No, no, si riferiva a loro, tranquillo, te lo posso assicurare. Ci mancherebbe anche che facesse il furbo così. No, beh, la Fortitudo come ci arriva al derby? Qua è 3-4 infortunati, Fantinelli forse rientra, molto probabile. Doveva già rientrare contro Treviso, non è rientrato, ha avuto delle complicanze. E si spera giocherà contro la Virtus. E, sarà una partita tostissima. E derby cioè, che non ha precedenti veramente, neanche penso i derby di Supercoppa siano stati comunque così condizionati da un'assenza totale di pubblico. E io non sono sinceramente del partito la Fortitudo non può vincere senza il suo pubblico, perché è una cosa che può valere le prime partite in casa, ma quando veramente inizia a perdere così con delle prestazioni orribili come sono state le ultime, insomma devi trovare una reazione nei tuoi giocatori prima che nelle scuse del post partita. E la partita di domenica può essere quella della svolta o quella del continuare a scavare in fondo per una situazione che sembra non trovare comunque una risoluzione. E fare delle previsioni è tostissima, però io speravo comunque che la Virtus giocasse queste tre partite, esatto, prima del derby. Non è stato così, mi devo adattare. Esatto, li troviamo riposati, allenati, ma sai cosa? Pensare di vedere un derby senza pubblico, secondo me condizionerà ancora di più tutte e due le squadre, più la Virtus. Per me condiziona più la Virtus, o no? No. A livello di condizionamento la Virtus ha già vinto senza il pubblico di casa,
Poi è chiaro, si gioca all'Unipol Arena, ma la Virtus ha già perso 3 volte al Palafiera e l'assenza di pubblico condizionerà molto la Fortitudo. Adesso veramente parlare di condizioni in un derby che veramente non ha precedenti, perché il derby di Bologna è fatto anche delle coreografie che non so se ci saranno o meno da entrambe le parti anche questa volta, però è fatto di coreografie, è fatto degli sfottò e dei cori da una parte all'altra. Non ci sarà tutto questo, ci sarà solo il campo a parlare, e in questo momento la Virtus è superiore a noi. Poi la cosa brutta secondo me è che non la puoi vedere neanche in balotta, bisogna vederla ognuna per i cavoli suoi in casa, in videochiamata, cioè, come le cioè che sarà tutta una roba che forse qualche scamotage verrà trovato, anche se non lo posso dire in diretta TV. Anch'io credo che ci sarà la domenica degli escamotage, qualcosa mi dice, garage, cantine, non lo so, qualcosa mi dice che ci saranno delle organizzazioni segrete. Io ho sentito che ci sono dei supermercati che vogliono trasmettere la partita. Davvero? Addirittura. Perché a che ora è? Alle 18 di sabato. Hai ragione. Guarda, se vogliamo entrare nella polemica con la Lega per come organizza i calendari, ce ne sarebbe da parlare. E non sarà neanche la diretta di Eurosport. Pensa a te, quindi uno va al centro Lame per dire tac, c'è la TV lì. Basta che siano alimentari, dopo lì mettono televisione. Distanziati. Anche se ci mettono le corde davanti, beh, per me le tengono spese. Ma con le corde dove vengono le TV? Non c'è problema. Dicevi? Glieli portiamo noi i televisori, non c'è problema. Niente, allora Riccardo, aspettiamo domenica e vediamo cosa succederà. Nel frattempo c'è il tuo, come dire, l'alter ego che ha da dirti qualcosa. No, voglio farti una domanda, Riccardo, intanto ciao. E, vorrei sapere un po' come arriva la Fortitudo a livello di ambiente al derby, perché siete stati fermi 2 settimane, c'era stata la possibilità di esonerare Meo Sacchetti, poi è stato riconfermato, tanti infortuni, recuperato il vostro giocatore secondo me più importante forse, che è Fantinelli, però insomma avete perso dei nomi importanti. Come arriva a livello di ambiente la Fortitudo? Malissimo. Cioè, in questo momento qua hai citato tu Fantinelli, che sembra l'unica nota buona di questo momento qua, perché il suo rientro è fondamentale. Ne abbiamo parlato anche negli scorsi lunedì di quanto sia importante la presenza di Fantinelli, non solo per le sue singole prestazioni individuali, ma proprio per il gioco di squadra che non è esistito. A livello di ambiente non lo so, sinceramente la scorso lunedì abbiamo parlato del fatto che sarebbe stato l'unico momento forse possibile per esonerare veramente Sacchetti, perché dopo il derby ci sarà la settimana della nazionale in cui non avrai ancora il tuo allenatore per fare gli allenamenti. Di solito però, cioè, storicamente, quando la Fortitudo è arrivata da sfavorita qualcosina l'ha fatto. Speriamo. La storia, diciamo, si possa ripetere. Speriamo, anche perché qualcosina sarebbe ora di fare qui, se no sempre stanno giù in fondo, comincia a diventare nervosa la situazione. Va bene, Ricky, noi ti ringraziamo, ti lasciamo i tuoi impegni soliti, non ti chiedo mai niente di calcio, perché comunque questa settimana, sai, nazionale, poi ci sarà la partita del Bologna che rientra, però se vuoi ascoltare abbiamo parlato di scarpe oggi, a proposito di supermercati, e poi abbiamo parlato di altre cose, dopo abbiamo un'altra chicca, quindi ti lasciamo andare, se ci vuoi ascoltare altri 5 minuti. Vi ascolto. Poi ci sentiamo lunedì prossimo e parleremo di questo derby e soprattutto dove lo avrai visto tu. Non faccio marchette sui supermercati, quindi non lo dico. Va bene, ok. Vabbè. Ciao, ringraziamo. Ciao, Riccardo Corsolini di Radio 1909. Tutti lunedì, mercoledì e venerdì andate a cercare nel palinsesto che Riccardo c'è. Ciao Riccardo, ciao, un saluto Ricky. A tutti. Ciao, grazie. Ciao. Intanto saluto anche il notaio che ci sta seguendo, il nostro notaio che ha trovato dei reperti storici sul Bologna. Volevi dire, Iannacci? No, niente. Ah, niente. Ero a posto. Altro argomento, poi torniamo a parlare con l'avvocato. Tennis. Abbiamo vinto con un ragazzo di 19 anni, stiamo parlando di ragazzi nel calcio, ma Sinner è veramente già una realtà nel circuito, è già un professionista. Che è nel 2001, di agosto 2001, e nel circuito ATP già lo considerano un futuro top 10 sicuramente,
c'è chi si sbilancia e dice numero uno. Sicuramente è qualcosa che in Italia non vedevamo da tanto tanto tempo, esatto. Ma per la costanza che ha questo ragazzo, la forza, anche la mentale, la naturalezza, anche come parlavo, l'ho visto in due tre, cioè sembra uno navigato. In Italia abbiamo avuto, vabbè, sicuramente tanti talenti, Fognini è innegabile, però la costanza che ha, ad esempio Berrettini, che è un altro italiano che in questi anni ha fatto veramente molto bene, l'anno scorso ha fatto le ATP Finals, quindi anche lui è già una realtà. Ma parliamo comunque di Sinner, che secondo me ci dà grosse grosse speranze nel futuro. Di che regione è? Alto Atesino, credo. Ecco. Sì, sì, sicuramente. Hai già detto tutto. Lui è. C'è la mentalità, dice. Parliamo di mentalità. Tedesco. Fognini è genovese, però. Vabbè, però voglio dire, c'è sempre. Voglio dire, questi qui sono persone, questo qui si dimostra veramente un cecchino. Sì. Poi ha vinto. È il innanzitutto è stato il primo italiano a livello di età a arrivare nelle finali di un torneo ATP. Esatto. Quello di Sofia, e l'ha vinto. Cioè, stiamo parlando davvero di un 19enne che ha vinto un torneo ATP. È incredibile. Io sono più grande di lui, ma davvero è già un esempio per tanti tennisti. Sì. Io l'ho visto distruggere più che a livello sportivo, psicologicamente, i suoi avversari. Ma sarebbe ora, ti dico la verità, tu pensa che io quando c'era Panatta, adesso e voi non c'eri. Vi ricordate, io c'ero, il tennis lo seguivo volentieri perché tu vedevi giocare a tennis, erano palle smorzate, adesso il tennis non lo guardo più. Perché non e vedi vi spiego la pallina. Perché quando io vedo tirare delle botte per mezz'ora da una parte all'altra del campo, dopo un po' mi stanco. Adesso, negli ultimi anni, se ci fate caso, non so se siano 5, 10, 15, 20 anni, ci sono tre giocatori. Certo. Federer, Djokovic, Nadal. Io, cioè, quelli sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi. E continuano a vincere. Continuano a vincere. Federer poi è disumano anche lui. È ora di cominciare a cambiare generazione, capisci? Io, guardando anche Roland Garros, guardando... Il problema è proprio che la generazione ci sarebbe, perché ad esempio ci sono giocatori che sono già prospetti, ma già da 5 anni, sì, e non Zverev. Riescono Zverev, Tsitsipas, non riescono a mentalmente non arrivano oltre la Nadal, Djokovic. Esatto, ci sono Nadal, Djokovic e Federer che sono lì e è difficile toglierli proprio ogni anno che si guarda ad esempio un Roland Garros, Nadal ne ha 23, dici chissà, magari quest'anno le cose cambieranno, comunque invece ho visto no, a Federer e più a Federer che a Djokovic, ma a Federer quest'anno, che io poi li vedo sui social, ho visto degli scambi, delle robe, questo ti va a prendere delle palle impossibili, ma perché mentalmente crede di arrivare a prenderla, perché c'è il giocatore che vede la pallina là e sta lì così, e gliela lascia. Le fan sembra normali. Questi vanno finché hanno una speranza, finché la palla non tocca per terra, vanno lì. Cioè, questa è anche la mentalità per arrivare a essere campioni come sono. E sono veramente poveri. E guarda che in tutti gli sport, non so se hai notato il motociclismo, prima abbiamo avuto Rossi, poi Marc Márquez. Sì. Quest'anno che manca il vero diciamo e così, sei entrato nel nuovo argomento, esatto. Io cambio, eravamo lì quest'anno che abbiamo, manca Márquez, tu vedi che ogni gara c'è praticamente un vincitore diverso, perché tutti si sentono più liberi di poter provare a dire la loro. Assolutamente. E ti dico, dato che a me piace tutto ciò che riguarda moto, ciclismo, automobilismo, così, credo che Mir sia diventato, che è fortissimo, sia diventato giustamente campione del mondo perché è stato molto costante, ma quello che secondo me ha fatto il salto di qualità veramente a livello mentale enorme è Morbidelli. Assolutamente. Sì. E ricordiamolo, perché è italiano e fa... perché si sente nominare da tanti anni. Ma non perché è italiano, perché ha fatto proprio, il ragazzo ha fatto un salto a livello mentale. L'anno prossimo sarà difficile battere Morbidelli. Speriamo. Anche per Márquez, ve lo dico. E a proposito di Mir, che l'hai nominato, abbiamo una curiosità. No, perché noi non stiamo mica lì a dormire. Stranamente, oggi... Come le scarpe della Lidl. A fronte della vittoria del MotoGP, ha vinto Mir. Quindi tutto il mondo normalmente parla del vincitore. Non in questo caso. In questo caso la vittoria di Mir è stata un pochettino offuscata dalla presenza di una mamma
pare molto affascinante, molto bella, la mamma di Mir, che è una personal shopper, che ha rubato la scena a livello mondiale, è una stilista, e tutto il mondo parla di questa bellissima mamma. Cioè io da stamattina che vedo foto perché hanno detto Mir la mamma, e allora con il discorso Mir la mamma hai capito, boccato ragazzi, le va sempre. Comunque davvero io da stamattina che vedo le foto di sua mamma ovunque, non ho visto una. Tra l'altro, ricollegandoci al tennis, ho letto che lei ha seguito un servizio fotografico molto importante per Nadal. Proprio, tra le altre cose, dei clienti importanti. Beh, Maiorca, sì. Perché sono di Maiorca, quindi sì, 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 lui è nato a Palma di Maiorca. L'onniscienza del nostro studio, a parte il conduttore, vi porta a capire tante piccole cose. Tanto abbiamo Lorenzo già pronto con noi. Noi vi diciamo, vi mettiamo lì sulla griglia un sacco di notizie e poi ve le regaliamo. Di curiosità, quindi, simpatiche, se anche vogliamo. Simpatiche. Non finisce qui, anzi, andiamo avanti. Rientriamo a parlare di calcio con il nostro Lorenzo Gentile. Ciao Lorenzo. Ciao Lori. Che dalla campagna non si sa bene se è dentro, fuori, chiuso, cioè arancione, non si capisce niente, un delirio. Comunque, caro Lorenzo, l'Italia, abbiamo parlato fino adesso della nazionale, ci sarà una partita importantissima mercoledì, che tu hai già, come dire, snervato, snocciolato, sei andato fino all'interno, raccontaci qualcosa. Microfono. I telespettatori a casa, sì, in questo caso, come dicevi bene tu, c'è una partita fondamentale per quanto riguarda l'Italia, ovvero la prossima di dopodomani, 18 novembre, contro la Bosnia, in casa loro a Sarajevo. Domani mattina prevista la partenza alle 10.45 proprio per la Bosnia-Herzegovina. In questo caso sarà una sfida decisiva ai termini della classifica per quanto riguarda la nostra UEFA Nations League. Stiamo perseguendo degli obiettivi importanti con la nazionale italiana, 21 risultati consecutivi, di cui 19 in partite ufficiali, dopo il grandissimo cammino, mai successo nella storia che l'Italia vincesse 10 partite su 10 nelle qualificazioni agli europei. Adesso l'Italia è prima nel suo girone A, nel primo gruppo della Lega A della UEFA Nations League, con una vittoria di fatto, senza guardare all'altro scontro, quello tra Olanda e Polonia, sancirebbe quello che è il primo posto in classifica, quindi l'accesso nelle Final Four della competizione, della seconda edizione, ecco, della UEFA Nations League, che si giocherà ad ottobre dell'anno prossimo. Tra l'altro, qualora l'Italia dovesse vincere, proprio in casa, perché sono candidate Milano e Torino per ospitare semifinali e le due finali. C'è l'organizzazione anche, quindi ci potremmo crogiolare di questa cosa. Organizziamo e portiamo un po' di nessuno, perché non ci sarà nessuno. Portiamo un po', però speriamo. Un po' di buon umore. Ottobre dell'anno prossimo, speriamo. Dobbiamo essere positivi. Speriamo. No, quella parola non la dire. No, ho detto dobbiamo essere positivi. No, dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, perché positivi meglio di no. Positivi adesso male. È vero. Accettato dalla comunità in questo momento storico. No, diciamo che sì, abbiamo un'occasione che forse dai mondiali del 2006 la possibilità di poter parlare bene della nazionale non era ancora capitato. Con questa qui abbiamo l'occasione per... Infatti sì, perché di fatto è da qualche giorno in realtà che commemoriamo uno dei più brutti momenti della nazionale italiana, ovvero quello accaduto in occasione del doppio confronto con la Svezia, che di fatto non ci permise di andare ai mondiali in Russia. Adesso, quindi, dopo quella gravosa sconfitta, c'era aria di rivalsa, ecco. È arrivata con Mancini, numeri stupendi, strepitosi da parte del nuovo CT, che in queste due partite ultime, l'amichevole vinta 4-0 con l'Estonia, appunto la sfida di ieri per 2-0 con la Polonia, ha lasciato la panchina a Chicco Evani, ma si vede che la struttura generale che ruota attorno alla nazionale è veramente strepitosa, media incredibile anche di gol fatti e subiti da parte del nuovo tecnico, 2 gol e 25 a partita siglati da quelli dagli azzurri, praticamente al primo posto nella classifica dei vari CT, ecco, succeduti sulla panchina della nazionale. C'era Valcareggi al secondo posto con 1 gol e 77, quindi pensa a te. Un surplus meraviglioso, addirittura 0,56 i gol subiti a partita da Mancini, perché sono solo 14 nelle 24 partite, il secondo migliore della storia per ora. Bene, io devo dire che Lorenzo, meglio di così non ci potevi presentare la partita, avvocato, dati, numeri. Poi con diciamo una voce bellissima, io lo dico sempre a Lorenzo, ma una voce... Quest'anno abbiamo una qualità qua in studio che non ce la facciamo addirittura.
secondo me, poi detto da lei, scusa, detto da lei allora, ma la qualità proprio delle parti giornalistiche, io vado giù di testa, ci hanno snocciolato i numeri questi ragazzi. Lorenzo è sono veramente bravissimi. Bravo, lo ringraziamo Lorenzo, ci sentiamo presto perché qui il tempo vola. Grazie di averci detto tutto. Faccio alla presenza, ci vediamo presto Lorenzo Gentile da Napoli, dalla campagna. Grazie, che poi lui è venuto in studio e si collega con noi. Appunto, dicevamo, ragazzi, ci sarà la nazionale che vi abbiamo detto tutto, quindi incrociamo le dita, andiamo a vedere questa partita. Però da giovedì mattina si penserà solo a Sampdoria-Bologna, Bologna-Sampdoria, mi ricordo mai adesso in casa. Sampdoria-Bologna. Sampdoria-Bologna. Cosa succederà con Sampdoria-Bologna? La Sampdoria è carica, è tonica? La Sampdoria, nonostante sia sempre un po' altalenante, perché comunque abbiamo battuto consecutivamente Fiorentina, Lazio, Atalanta, per poi andare a perdere all'inizio prima a Benevento e poi a Cagliari. Cagliari che è un campo stregato per la Sampdoria come lo è Bologna. Noi a Bologna non vinciamo da 13 anni. Mentre a Genova il Bologna non vinceva, anche il Bologna da 13 anni. L'anno scorso ha invertito il trend vincendo 2-1 sia all'andata, esatto, che al ritorno. Quindi diciamo che con Sampdoria e Crotone sono due occasioni, adesso per te no, ma per noi sì, perché vado sotto a Iannacci. La Sampdoria arriva da un momento tonico. Noi, secondo me, io l'ho visto bene il Bologna prima dalla fine, abbiamo l'occasione con la Samp e il Crotone di fare qualche puntino, è meglio approfittarne. Sì, senza dilungarmi troppo, sono due partite in cui il Bologna cercherà a tutti gli effetti di fare punti, proprio perché dopo arrivano Inter, Roma, quindi arriva un periodo abbastanza complicato. Ti dico, se proprio devo scegliere una partita da vincere, scelgo la partita in casa col Crotone, perché comunque la Sampdoria non è una brutta squadra, ha un attacco veramente interessante con Cognarella. Sono infortunati, Keita, esatto, forse Keita recupera dall'infortunio e sta recuperando anche Gabbiadini. Però insomma c'è Candreva, c'è Quagliarelli, quindi insomma è una squadra che è fuori anche lui, però mi sembra. Ramirez, scusa. Credo anche, forse sta recuperando, comunque abbiamo parecchi infortuni in attacco, però questa pausa è stata molto importante. Insomma, una squadra che ha un attacco da forse metà classifica, cioè un attacco migliore di tante altre squadre che penso. Quindi magari la partita Fiorentina, da andare, ecco, con i piedi di piombo, avvocato. Sicuramente Mihajlovic non si metterà lì ad aspettare. No, il Bologna fa sempre. Non ci interessa come giocano gli altri. Il Bologna fa sempre il suo gioco. Il Bologna se lo può giocare con tutti. E se abbiamo un po' di fortuna possiamo vincere. L'importante è cercare di riuscire a fare il gioco che sappiamo fare. Il Bologna l'abbiamo visto in crisi, in quei momenti che ha fatto quei 20 minuti in cui non giocava, allora lì non va bene. Invece se il Bologna riesce a fare il suo gioco, mette in difficoltà qualsiasi squadra, compresa la Sampdoria. Ranieri tende molto a far, storicamente, a far giocare le altre squadre per poi riprenderle in contropiede. Certo. Quindi penso che probabilmente, non so, il fattore campo adesso con questa situazione Covid è molto più, salta. Quindi. Però io quello che mi aspetto è un Bologna che viene a fare la partita e la Samp che riparte bene. Sì. Bene, quello che ci aspettiamo anche noi, però che finisca meglio per noi piuttosto, esatto, che per noi. Detto questo, andiamo dai, in comunque pubblicità. Comunque almeno 4 punti. Almeno 4 punti. Andiamo in pubblicità, poi ahimè rientriamo per i saluti perché qui il tempo vola, non ce ne siamo neanche accorti, nonostante il ritmo alto che abbiamo tenuto. State con noi. Ma cazzo, sono per Lara i biscotti. È che sono così buoni che io non glielo voglio dare subito alla Lara, un po' anch'io. Questo sa di tortellino, sì, di Macedonia, ma lei. Sono per Lara. Ho capito. Allora, va bene. Vieni, te lo do, vieni. Cattarcia, ma sono buonissimi questi biscotti. Questi biscotti di Bubi, ma chi li fa? La famiglia Rocchetta utilizza solo prodotti selezionati di alta qualità. Oh, buoni, io me li mando tutti. Tortellino, prosciutto, mele, ma sono buonissimi! Cazzo, ma sono per i cani! Ho capito, saranno anche per i cani, ma me li mangio tutti! Biscotti Bubi, solo nei migliori negozi di animali della tua città! Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage.
Vida 87 Store. A Bologna, in Piazza della Pace 7 e in zona stadio, di fronte alla Torre Maratona. Maresca e Fiorentino raddoppia. Oltre alla rinnovata sede storica di Borgo Panigale, da oggi è presente con un nuovo showroom a San Giorgio di Piano, con l'outlet di auto a chilometri zero e aziendali del gruppo FCA, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Abarth. Maresca e Fiorentino, a Borgo Panigale, in via Marco Emilio Lepido, e a San Giorgio di Piano, sulla via Galliera. Telefono 051 641 9811. Sul web marescaefiorentino.com. Giorno vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo, dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60, un piacere da ascoltare. Ahimè, siamo arrivati alla conclusione della trasmissione. Io ringrazio tutti quanti che ci avete seguito, ho visto che siete stati veramente tanti. Ringrazio l'avvocato Gianfrancesco Cardi, che poi lo vedete sempre là con Anaclerio su ETV, nello spazio con Sabrina, che salutaci Jack Bonora, Salicini, vecchio Freddy Campione, tutti li conosco, tutti salutameli tutti, che mi fa molto piacere. Grazie avvocato, quando ci verrai a trovare qui è sempre un piacere averti, perché comunque l'onniscienza sportiva a noi ci interessa e ci piace regalarla ai nostri tifosi. Grazie di essere stato con noi, salutami tuo figlio. Grazie a voi. Ringrazio Iannacci, Ale di Sportando. Che voglio fare una cosa veloce, perché abbiamo parlato prima di motori. Complimenti a Mir per il mondiale, alla Suzuki che è stata la moto più costante, grazie anche a Brivio, a cui facciamo i complimenti, il tecnico. Però non possiamo esimerci da fare i complimenti anche a Lewis Hamilton, perché ha vinto settimo mondiale, ha raggiunto Michael Schumacher, però avendo vinto più gran premi, a tutti gli effetti il pilota più vincente di sempre. Quindi Hamilton. Fammi dire anche una cosa sui piloti Ferrari: sono molto contento per Vettel, che si è rifatto dopo un anno negativo con sto podio, e Leclerc, che come dicevamo prima fuori onda, si è dimostrato un vero campione, perché non si è accontentato del podio e non gli costava niente, insomma, accontentarsene, ma ha cercato di arrivare secondo e poi insomma commesso l'errore che ha consentito a Vettel di arrivare sul podio. Benissimo, poi ovviamente nelle prossime puntate ne parleremo di più. Ringrazio anche Lorenzo Cavazzini, che è stato un esordio per lui questa sera. Esatto. E lo troveremo magari anche più avanti qualche volta a parlarci sempre delle partite. Grazie di essere stati con noi. Natasha Ketchup, la salutiamo, che lei ciao la vedete poi sempre in giro, la donna più vista d'Italia. Ciao a tutti. La mia badante. Grazie di essere stati con noi, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao.